fatto a tanti periodi di company fosse prodotta fare dei lavori come questa è una delle prime imprese per te che lavorava sulle contiene dei semi per sapere migliorare attraverso l'ingegneria genetica. E che collaborava con questo sicuramente per mettere in piedi qualcosa che avesse che fare con l'ingegneria genetica delle piante, ma di più non tutti sanno, immagino, che i primi alberi transgenici al mondo coltivati fuori dei campi sperimentali originano dalla scienza italiana, per la precisione da quella di Francesco Sala, che all'epoca lavorava all'Università di Milano, che lavorava per i francesi, per fare pioppi, viti, guardate, sappiamo tutti cos'è viti, se è stato spiegato un po'. Di più si facevano i campi sperimentali, che adesso sono proibiti. Questo è il genere. Cedere di Torino, il vecchio istituto di biologia vegetale, adesso fa parte di un grande istituto di protezione delle piante, che aveva prodotto pomodoro resistente al virus dell'avvezzamento maturato, e voi vedete qui invece sono i suoi pomodori coltivati in campo aperto per studiare la produttività, studiare anche come potesse passare il polline a pomodori non trasformati che erano coltivati in campo. Anche dopo il grande blocco, il grande divieto politico alla sperimentazione, a quasi la ricerca, insomma, la grande ostilità per gli OGM che è arrivata in Italia verso il 1999-2000, le ricerche continuano. E questo è un esempio abbastanza interessante. Questo è Melo, questo è nel 2005, infatti, il 2004. La dittatura del Melo, è un grosso problema per me, in Trentino, nel nord-est, e è causata da un fungo e per combattere ci sono 15-20 trattamenti tradizionali. Esistono delle varietà esistenti, ma queste varietà sono tutte selvatiche. E introdurre il carattere di una varietà selvatica, una varietà coltivata nel meno, è una fatica di Sisifo e ci vuole una quantità spaventosa d'anni. Questi ricercatori hanno identificato il genere della varietà selvatica che dà resistenza e hanno fatto un esperimento ovvio, ma hanno spostato nella varietà coltivata e visto che la varietà coltivata diventa resistente. Ovviamente questo non si può coltivare perché è transgenico. Di più, poi siamo di nuovo al CNR, questa è una collaborazione tra l'Istituto di Scienza delle Produzioni Alimentari del CNR e il John Innes Center inglese. John Innes ha prodotto questi fantastici pomodori ricchi di alluciani. Sono viola anche dentro, voi sapete che queste sono tutte sostanze che c'è una certa evidenza che proteggono dai tumori, dall'infiammazione, hanno una relazione molto positiva sul nostro organismo. Gli altri ricercatori dell'ISPA hanno prodotto pomodori ricchi di flavonoidi e stipeni, hanno incrociato, questi sono pomodori comunque per 4-5 diversi anni dentro. Favorare gli stipendi e le procedure sono prodotti in grande quantità e gli esperimenti con i topi dicono che riduce l'infiammazione degli animali, fa crescere. E queste sono le ricerche in parte italiane. E qui abbiamo introdotto il problema della qualità, non c'è una questione, no, questi sarebbero alimenti che anche come sentite da voi si dovrebbero fare bene. Se noi guardiamo, vi è stato già detto in parte, ma se noi guardiamo tutte le piante geneticamente modificate che sono state approvate per la coltivazione a minimo numerazione, vi dico che essere approvati per la coltivazione vuol dire che l'autorità di coltivazione ha detto quello coltivato, non è detto che poi per motivi commerciali queste vengono anche coltivate, queste sono approvate. Quello che vi è stato già detto che la resistenza agli insetticidi è riservata nel pantalone, sulle PTI e il glifosato, ci sono altre caratteristiche, la qualità della coltura, quella che dovete parlare, ci sono 73 eventi di trasformazione, colati sono una minoranza, però poi non c'è. Andiamo a vedere cosa è stato fatto per la qualità delle cose. Dunque, questo lo lasciamo per ultimo, ci sono, c'è la linea,
meno lina e aumenta la digeribilità da parte degli animali che mangiano la domenica, che è come digerimento del vino. Ci sono tre diverse trasformazioni che cambiano sostanzialmente il contenuto di acidi grassi di oli, in generale per produrre oli che sia per l'industria dei cosmetici o dei saponi, oppure per l'alimentazione, perché sono, si aumentano oli che riducono, che c'è evidenza che riducono il colesterolo a LDL, aumentano il colesterolo LDL, aumentano il colesterolo buono o riducono il colesterolo cattivo. Queste sono più associazioni del fosforo. Il fosforo dei semi è spesso associato a una molecola che si chiama fitina e che impedisce l'assimilazione. Queste sono piante di anfitasi, l'enzima che taglia questa molecola e libera fosforo, perché quando io mangio questo mi assimilo di fosforo. Questa è recente ed è molto interessante, perché tra l'altro alcune di queste cose sono finite sul giornale, queste sono finite sul giornale di recente. Quando voi cuocete a temperatura troppo elevata per troppo tempo sostanze tipo, quando fate il pane, cucite le patate, friggete le patate, uno degli aminoacidi, la asparagina, va incontro una serie di reazioni per cui si produce chinamide. La chinamide è neurotossica perché è cancerogena, perciò bisogna stare molto attenti in questi prodotti a tenere la temperatura giusta, ovviamente tutti cercano di farlo. Questo è una patata in cui la sintesi di asparagina è stata inibita tramite tecnologia di agente, perciò fa meno asparagina, perciò è meno facile che produca chinamide e giustamente. Queste sono tutte caratteristiche che non sono tanto alimentari, però che sono interessanti, la produzione di patata, colore del fiore, abbinarsi per mostrarmi per il metanolo, questo è addirittura un produce vaccini contro le allergie del pollen e il riso, questo amido migliore per la produzione della carta, questo meno meno di cortina vale per notare di potenziale del tempo, soprattutto per pensare che le cose migliori non fumare, e in questo è la fanno anche questo. L'ultima che prendo in esame è questa. Allora, si sa, si studia a scuola, che c'è, allora, noi abbiamo, ci sono 20 aminoacidi, 10 il nostro corpo è in grado di farli, le donne sono quelle che fanno proteine, deve essere combinazione, 10 il nostro corpo è in grado di farli, altri 10 dobbiamo mangiarli perché non siamo in grado di farli. Ma questi 10 ce ne sono alcuni di cui è povero, sono poveri i cereali, e alcuni di cui sono poveri i legumi, tant'è che il schiavo di cereali e legumi si sa che bilancia la dieta. Il mais è povero dell'aminoacido lisina e queste piante hanno. Questa è la sintesi, un po' di biochimica, la catena da via della spartata, dalla sua spartata, allora la lisina per essere formata ha bisogno di questi. Questa via metabolica, e questo è l'enzima chiave. Questo enzima chiave, per molto tempo si è stato cercato di trasformare le piante solo estendendo questa enzima, ma questa enzima c'è una sfortuna per noi, che va incontro a inibizione da feedback. Se si fa tanta enzima si spegne, perciò tu ne fai aumenti l'enzima, si fa tanta enzima e come se non l'enzima è come se non l'avessi inibitato. Perciò un prodotto invece di enzima uguale, che fa la stessa funzione, non bisogna perdere. Chi non ha l'inibizione del feedback. Questa pianta è stata fatta da Monsanto ed è in coltivazione a questo punto, e perciò c'è più di sì. Ora, se noi andiamo indietro nel tempo, il problema di avere aminoacidi migliori dei semi forse è il primo, perché è stato il primo grande sogno delle piante da gente. Quelli che come me non sono giovani sanno che all'inizio si produce. Quando si è capito che si poteva trasformare le piante, il sogno era cambiamo il contenuto di aminoacidi del mais, cambiamo il contenuto di aminoacidi del fagiolo, perché modifichiamo le proteine del mais sono povere di lisina, gioco da bambini. Quando ci iniziamo ci abbiamo detto un po' di lisina. Per questo motivo, e questo è un altro orgoglio italiano, anzi l'orgoglio del CNR, posso dirlo perché all'epoca questo mi è stupito, non l'avevo mai conosciuto, perciò non mi sto lamentando. Il primo RNA, vedete, voi potete clonare il DNA, ma se volete essere sicuri che il gene sia espresso, dovete risultare il RNA. Il primo RNA clonato da una pianta è stato clonato da italiani, ed è stato clonato ed è diventato una proteina, una proteina di sequenza di massa. Il sogno era cambiarla,
E il paradosso delle proprietà dei semi è questo. I primi erano di piante isolate e sequenziate, i primi geni di piante isolate e sequenziate, i primi geni di piante prodotti in piante transgeniche, le prime proteine di pianta modificate dalla intelligenza, sono state tutte proteine del seme, ma arrivato agli investimenti di milioni di dollari delle compagnie di biotecnologia, il consumatore dice, c'era scritto nel 2008, non hanno ancora visto niente, niente. E questo mais, la resina, è la prima cosa che sta uscendo ed è un po' deprimente, perché noi sollevamo di trasformare il cambiare le proteine, ma qual è il problema? Tutte le proteine di riserva dei semi sono più o meno allergeniche o somigliano molto alle allergeniche. E questo, se non ci penso un attimo, lo può capire. Il seme del bambino della pianta non vuole essere mangiato per diventare togliato. Perciò che non vedete, fa cui proteine tossiche, allergeniche, insomma, per cui l'animale non mangia, ci pensava un'altra volta, pensavo di nuovo. Il punto è che non solo è, nessuno ci permette di usare proteine allergeniche, modificare e mettere in una pianta, se tu sei pazzo, non vogliamo aumentare gli allergeni di gioco del mondo. Ma anche se una identità di sequenza del 50% di non allergenica, anche se il tuo gene fa una proteina non allergenica, non ti permettono di trasformare. Perciò noi siamo in un passo totale su questo campo. Dico noi perché io sono uno di quelli che posso super stupidamente studiare le proteine di riserva di sito, perché sono molto interessanti a studiare anche per altri motivi. E nel mio laboratorio molto ingenuamente avevano pensato, ma scusate, ok, mais e fagiolo, prendiamo la proteina di mais e prendiamo la proteina di fagiolo, se non è super proteina già fatta, naturalmente questa non ci permetterà mai di usare la pianta, però è interessante, va bene, interessante per altri motivi, uno dei motivi per cui questa proteina è interessante è che è molto stabile, cioè quando tu la metti in una pianta, la pianta la fa e la proteina la porta per un uomo e la può stare, se no la faranno. Allora, in realtà, la stiamo usando per la produzione di farmaci in piante, perché alcune volte tu cerchi di produrre una proteina che attraverso un potenziale vaccino in un sistema e questa è una disperazione, perché sempre produce pochissima. Allora, fondendo questo al nostro potenziale proteina interessante, per esempio questa è NEF, NEF è una proteina del virus che è un potenziale antigene per vaccinazioni. Questa qua la proteina in realtà c'è un pezzo di proteina di mais, un pezzo di proteina di fagiolo, poi si prende il virus dell'HIV, ovviamente con sussidio di restrizione di enzimatiche, comunque si taglia via, assolutamente con il resto si tiene solo il nutrigene, si aumenta di 7 volte la prima proteina, che penso è interessante per me. Allora, noi torniamo a questo. Allora, c'è qualcosa che si muove e si muoverà sempre di più. Per noi è lento, è mortale, veramente lento a muoversi. E uno dei motivi, a parte la difficoltà di lavorare su queste cose, come ho fatto un esempio, è che portare sul mercato una pianta GM è costosissimo per l'organizzazione attuale. Questa è un'inchiesta che è stata fatta presso le 6 più grandi compagnie biotecnologiche del mondo, Basta, Bayer, Syngenta, non sanno neanche se mi sono detto, quanto mi costa portare sul mercato una pianta? 25 milioni di euro. Quanto ci vuole 15 anni per la produzione? Qual è il colore di bottiglia? La regolamentazione mortale. Mortale è riuscire a ottemperare 5 anni e mezzo. Registrazione e regolamentazione 36% di tempo impiegato. È chiaro che solo per uno lo permette. Se io vado dal mio dipartimento e dico, senti, e non mi date 5 milioni di euro per la che mi interessa? Non mi rispondo neanche. Questo è il motivo per cui questa è una pianta piuttosto popolare, è il riso che produciamo a Milano, prodotto da istituti di ricerca pubblici della Germania e della Svizzera, prodotto nel 2000, stanno ancora lottando per la colorazione, stanno facendo il come campo, 15 anni dopo. Questo è stato qualcosa di geniale, questo è il capo di produzione
iniziando adesso, in settembre iniziando i test nutrizionali su prima anno per vedere se la prima cosa si fa male, se ne evita di vedere. E poi c'è questa normale, questa persona. La cosa interessante è che hanno preso questo enzima. Ma ha preso un'altra banana, un'altra varietà di banana, per esempio, giallissima. Che però da cultivare che... Non è da te se non sono andata cruda, è piena di anni, non si può mangiare cruda, perciò per le banane che devono andare, non sono spostate. Allora, un piccolo riassunto. Beh, innanzitutto, la lotta contro la denutrizione non ti fa diventare molto ricco e non è appetibile per i grandi in questo senso. Non ci sono prospettive di mercato. Secondo, perciò è necessario che intervenga fortemente la ricerca pubblica di grande fondazione. Terzo, questo dimostrato che modificare la qualità alimentare dei semi o tagli frutti è biologicamente complicato, le bimbe metaboliche sono complicate. È necessario che sia sostituita la forza la ricerca scientifica di base per capire come fare. Le regolamentazioni per, molto strette per l'attuazione delle coltivazioni comportano costi insostenibili per la ricerca pubblica di aziende. Di fatto è quasi incredibile, ma le regolamentazioni così strette, voluto soprattutto dagli ambientalisti, favoriscono le multinazionali, non so più fatto di tutti. Si fa sicuramente divieti di natura politica alla coltivazione fino alla sperimentazione in campo, non aiutano a essere competitivi. Adesso se tempo faccio un breve accenno alla prospettiva delle piante da genere per quello che farci. Allora, qui siamo in un campo molto più semplice, sotto un certo punto di vista, perché le piante da genere per produrre farmaci combinati in ogni caso non vanno coltivate al di fuori delle serre e delle situazioni confinate. Perciò non c'è tutto il pericolo della contaminazione agricola. Queste per esempio sono serre per la produzione dell'Enea, sicuramente c'è anche Casaccia. Qui vengono coltivate le piante per produrre farmaci, per cercare di produrre farmaci, in effetti la Casaccia è stata, i ricercatori della Casaccia sono stati pionieri a livello internazionale nella produzione di anticorpi delle piante, questi sono anticorpi semplificati, diciamo, prodotti nelle piante. Perché bisogna usare le piante per produrre farmaci quando ci sono i batteri dentro e c'è un animale? Questa è la classifica secondo dei criteri, velocità, costi operativi, eccetera, replicamento corretto delle proteine, sicurezza del sistema di produzione, scalabilità per produrre tanto, in cui viene messo questo è quello che fa peggio e quello che non fa meglio. Voi vedete che le piante sono in testa per molti parametri. E addirittura io direi che ormai questi qua erano un'ipotesi negativa, per cui io sposterei un po' più avanti le piante anche in questa classifica. Ora mettere il composto lo posso. Per esempio, questa è l'Università di Verona, il gruppo di Mario Pezzotti, gli avete un tumore di tipo 1, un problema grosso per la popolazione mondiale, è una altro tumore, e il maggior autoantigene è questo enzima, GAD65, che si è somministrato in luce tolleranza alla malattia. E voi vedete qua, questi sono i livelli di produzione, nei batteri addirittura non si impiega bene, cercate di produrla. Nelle cellule di insetto questi sono i livelli di produzione, nelle foglie da tabacco aggiunto, cioè, addirittura. Non solo questa meno, la funzione. Questo è il primo farmaco prodotto, la cellula vegetale italienica provata per usumare. In realtà sono questi grossi contenitori che hanno culture cellulari, queste non sono veramente tante, sono culture cellulari di carta. E questa è una ditta italiana dove si contiene i combinati, in questi contenitori di plastica. Lui è così maldato non perché le piante italiane siano un demonio, ma perché non vuole contaminare più il fatto, giusto? Questa è la patina prodotta. Per trattare una malattia genetica del metabolismo lipidico, in cui hanno una mutazione di questo enzima, perciò se tu somministri l'enzima normale, il paziente sta molto bene, però la somministri quindi mi serve per essere il canale per l'enzima. E questa forse è la diapositiva più complicata che ho, ma non ci perderò tantissimo tempo, se non che... Allora, queste sono tutte le zone del mondo che hanno avuto l'approvazione per produrre farmaci già
stati trattati con tre anticorpi monoclonali prodotti in tabacco. In espressione transiente, avete sentito cos'è l'espressione transiente poco fa? Il fatto che loro siano guariti e che siano stati trattati con questi tre non dimostra, sono due persone, perciò statisticamente è rilevante. È molto bello che siano guariti, ma statisticamente è rilevante, non è detto che siano in trattamento. Guardate che questo è fatto. Peraltro è stato fatto in totale accelerazione senza prima fare tutte le fasi di comunque di potere, perché non si può fare. E questo è l'unica. Questa è forse l'unica struttura europea fatta dal Fraunhofer. Il Fraunhofer è uno dei fratelli tedeschi del CNR, diciamo la grossa istituzione di ricerca tecnologica governativa della Germania, mentre invece quella di ricerca fondamentale è su Max Planck. Che ha fatto passare già in fase 1 un anticorpo anti-HIV per uso topico, questo anticorpo anti-HIV da mettere in vagina per abbattere le carica virale contro i rapporti sessuali. E per fare la fase 1 è riuscito a produrre questo sostituto corpo, 5 mg più forte, poi ha detto che l'anticorpo, ci sono queste nuove coltivazioni, per produrre questo, fa parte di un progetto europeo. Però tipo che ho partecipato anche noi con gli studi che vi ho fatto vedere prima sulla zina e la farmaci. La prospettiva per la produzione di farmaci, sicuramente le piante non hanno molti vantaggi, i risultati ottenuti per i farmaci sono molto competenti. L'attivazione di piante di contenimento evita i problemi di regolamentazione associati alle coltivazioni agricole in campo aperto. Le piccole industrie possono usare, possono giocare un grande ruolo, qui non c'è problema del grosso biotech del farmaco, perché il grosso biotech del farmaco finora non ha molto interesse a questo, e è perciò vero fondo per le nuove piccole industrie, perché il grosso biotech ha investito troppo nei fermentatori per darli via. Quando dico troppo, le singole industrie dovrebbero investire milioni, investito miliardi di euro di dollari nei fermentatori, spesso due volte prima di smettere di farlo. Chiaramente, per i farmaci di grande rilevanza sociale ma non compatibile a fini commerciali, con quelli con l'HIV, è chiaro che c'è bisogno del rapporto di pochi minuti. Io vorrei tornare un attimino sulla qualità per chiudere. Quando c'è stato il quintennale della prima pianta transgenica del 2013, Nature pubblicò un articolo in cui concluse questo, quello che potete leggere. È un articolo anche nascente, sembra rapidamente orientato alla commercializzazione, l'avete capito forse dalla mia presentazione da quella precedente, senza programmi di ricerca e produzione di piante indipendenti delle industrie sementiere, gli sviluppi continueranno a essere legati al profitto, limitando la possibilità di raggiungere molti degli obiettivi promessi 30 anni fa. Poi non tira il mondo in modo sostenibile, un mondo più popolato, di fondare eventi più indipendenti e deliziosi. E concludo con una cosa. Jeff Shell è morto nel 2003. Ed è l'autore principale, del primo lavoro di produzione di piante transgeniche. E quando lui è morto, Nature scrisse un articolo su di lui, in cui concludeva nel modo che vedrete e che vi lascio leggere da solo. Thank you.